Hola amigos de Estografía, bienvenidos una vez más al canal y hoy les voy a traer un vídeo diferente, es uno nuevo de una serie que quiero eh, realizar que es entrevistas a fotógrafos. Um, vamos a comenzar con fotógrafos de producto, de Still Life, de Food Photography, de todo lo que es referido a mi canal. Si esto funciona, pues tal vez ampliaré o no. Ya lo veré. Eso también lo van a decidir ustedes, ¿ok? Eh, esta vez voy a comenzar con un fotógrafo italiano que se llama Luigi Boccia que puede llegar a ser de muchísima utilidad para muchos de, de ustedes, ¿ok? Así que es un vídeo que me costó mucho hacerlo, tiene mucho trabajo, así que la única cosa que les pido, por favor, es darle like, ¿ok? Suscribirse si no están suscritos y compartirlo. Porque esto me ayuda muchísimo. Últimamente mis visualizaciones han caído mucho, sé por mi ausencia, pero sé que también hay que ayudar un poquitito. Así que por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse, ¿ok? Eso sí, es una de las cosas. El vídeo está en italiano. Hice la entrevista en italiano porque él es italiano y no habla español. Eh, pero he hecho todos los subtítulos abajo, los tienen, o sea que sí no les aparece automáticamente, vayan al, al apartado de mmm, subtítulos y activarlos, ¿vale? ponerle en español, obviamente, y los pueden llegar a ver toda la entrevista con sus subtítulos. ¿okay? Espero que les guste y como dije, like, subscribe y compartan. Vamos al vídeo. Luigi, bienvenido al canal. Eh, sono molto contento que estés eh, aquí. Eh, Con questa chiacchiera possiamo fare qualcosa per i nostri, nostri visitatori, tanto siano i miei come magari sul tuo canale. Tue. Certo, assolutamente. Eh, Innanzitutto ti ringrazio e saluto te e saluto tutti quelli che ci stanno guardando. Eh, allora, ma eh, sicuramente i miei visitatori staranno dicendo: come mai eh, questo canale che si parla in spagnolo, e adesso sento una lingua che non è spagnolo, perché? Allora <ride> spiegami. Luigi, da dove sei? Chi sei? Spiegami un po' di te, ok? Allora, eh, sì. Io mi presento, sono Luigi Boccio, un fotografo attualmente di Still Life. Quindi mh, mh, più precisamente di food Photography Arrivo da Torino, eh, una, un paese comunque, italiano. E, quindi Nord Italia e vi racconto un po' di me. Io nasco come fotografo di matrimoni, di reportage, eh, quindi ho una quindicina d'anni dedicata a questo tipo di fotografia. E poi da 5-6 anni a questa parte ho deciso di migrare verso eh, il mondo della fotografia di cibo perché mi sono innamorato innanzitutto delle fotografie di food perché ogni volta che vedevo delle fotografie di cibo fatte bene. Mi incantavo e quindi ho capito che il genere era per me quello. Quindi ho iniziato a studiare sempre come autodidatta, eh, ho continuato questo percorso finché sono riuscito a sganciarmi dalla parte del reportage e della fotografia di matrimonio per continuare solo ed esclusivamente con questo tipo, questo genere di fotografia. ecco E, e più o meno da, da, da quanto tempo eh, è che sei sulla fotografia? Beh, alla fine la fotografia still life è una parte di fotografia di prodotto, e la fotografia gastronomica, food photography, mm. è una parte di, di prodotto, eh, okay, orientato al cibo, però di prodotto. E allora, come mai hai passato eh, di eh, fotografare, diciamolo di questa maniera, emozioni dalle persone a emozionare le persone con una, sì. fo con una fotografia di, 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 di un prodotto una cosa inanimata che, che non ha anima no? come, come è, è stato il tuo processo perché hai deciso questo? Guarda è una bellissima domanda perché io proprio eh, per questo motivo io ho, appunto per anni ho fatto fotografia di matrimonio e quindi eh, mi, emoziona mi emozionavo insieme a loro sono arrivato a un punto dove questa cosa non c'era più ma non per chi guardava o comunque per chi partecipava con me, ma proprio per una cosa mia, perché non avevo più nulla da raccontare in quel contesto. Nello stesso tempo mi emozionavo io guardando fotografie di cibo e di still life in generale, perché ehm, ho sempre trovato bello e, e comunque anche difficoltoso creare un'immagine da zero ed era una cosa che mi aveva sempre affascinato. Quindi ho iniziato piano piano, quindi proprio dal basso, eh, con calma, e eh, chiaramente non era il mio lavoro. E quindi lo, lo, lo facevo in coppia rispetto al lavoro che facevo eh, di, di matrimoni. Quando ho capito e sono riuscito ad arrivare a un certo livello, eh, sono riuscito a fare il passo e quindi lasciare tutta la parte del matrimonio. E non so cosa è successo, è scattato qualcosa. È scattato qualcosa come la prima volta che ho iniziato a fare fotografia, e quindi mi sono risentito come agli inizi dentro, nel, nel cuore, no e. Non vedevo l'ora di riscattare, di creare cose nuove e questo mi ha fatto riprendere in mano tutta una serie di nuove idee, nuove situazioni, nuovi progetti che ci devono essere sempre nel nostro lavoro perché è un lavoro creativo. Se perdiamo quella parte lì, abbiamo finito. E, e quanti anni più o meno è che adesso? Eh, beh, io ho iniziato circa 20 anni, adesso ne ho 44. Sono con 24 anni che, che, che fotografo. Chiaramente, i primi anni eh, da portaborse, barra aiutante fotografo, è chiaro, no? Un po' come abbiamo fatto tutti. E però ho avuto la fortuna di collaborare con un grande fotografo qua di, 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 di Novara, qua vicino, e, mh, che mi ha insegnato tantissimo, non solo sulla fotografia di matrimonio, ma proprio sul. Modo di approcciarsi alla fotografia e come raccontare, quindi questo mi ha aiutato molto ehm, e mi ha aiutato anche a capire che comunque c'è sacrificio mm -hmm. e quindi devi mettere da parte tutto e fare solo quello e dedicarti solo a quello. Stare sulla disciplina della fotografia del prodotto è, è una cosa molto, molto più particolare perché è un, all'essere una, secondo me, secondo tanti quello che ho parlato, è una delle, o oh, se non è stile fotografico più complesso sì, di, di, di imparare e di realizzare io penso che eh, il passaggio tra questo e l'altro questo è la parte che sicuramente molti di, 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 di le persone che stanno guardando questo video hanno fatto questo o vogliono fare questo processo eh, e sì. allora è dire come hai iniziato a combinare questa situazione com'è che oggi puoi fotografare la tecnica de, così complessa di una fotografia di prodotto del cibo eccetera, di passare di catturare emozioni, momenti, cambiare ISO, cambiare apertura e eh, queste cose a adesso fare un controllo praticamente assoluto di di tutto quello che vai a mettere dove metti la luce. Ma, guarda, io con il tempo ho capito che io ho bisogno di lavorare con la fotografia e avere del tempo, okay. quindi io devo studiarla un'immagine. Quando lavoravo nei reportage, quindi lavoravo nei matrimoni, ho sempre dato il 100%, a volte anche di più, però mi rendevo conto che uh, con delle tempistiche serrate non riuscivo a, a stare, nel senso che comunque avevo la problematica di risolvere un problema in poco tempo. Io invece sono più riflessivo. Ho bisogno di studiare bene un'immagine e crearla in un certo modo. Ecco, questa è stata una delle cose che mi ha fatto switchare a questo genere. Perché a me piace anche metterci una giornata per fare un'immagine, a volte anche di più. Eh, quindi que questa è stata la prima cosa che mi ha fatto innamorare il cambiamento non te lo so dire nel senso che infatti spesso anche i miei allievi mi chiedono eh, ma tu sei autodidatta come hai fatto a imparare probabilmente la prima cosa è la passione sicuramente e poi è una cosa che bisogna avere proprio tua no? un po' come per un cantante o un ballerino che ha delle cose innate che riesce a, 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 nel mio caso a modellare la luce perché ce l'ha già qui un po' come succede a te, no? Ne abbiamo anche parlato. Mm -hmm. Sai già, hai già le idee chiare, poi è chiaro che un po' è anche professione, quindi con il tempo impari a capire come si comporta la luce. Però all'inizio, secondo me, è una cosa innata che tu hai già dentro e riesci comunque, oltre alla creatività, a far tua la luce. Non so, come dire, non è una tua nemica. Spesso io, con allievi, persone che, che mi seguono, sono spaventati dalla luce. E dalle ombre, e quindi cosa succede? Che non riescono perché hanno paura, dicono: Eh, però io non, lo so, non so come fare, invece, tu ti devi far coinvolgere dalla stessa e cercare di creare qualcosa che, che hai qua che hai qua dentro e, e hai qua in testa, chiaramente. Sì, l'hai toccato un, un, un punto molto importante. È capire come giocare e modellare la luce e l'ombra. Quindi, vuol dire che è la fotografia di prodotto. Come sempre io ho, ho, deco, dico quando mi, mi domandano come posso iniziare a fare fotografie del prodotto sì. e capire la luce. Ok, per sì, me è una certo. cosa fondamentale. Se non capisci la luce, allora, tu come hai fatto questo processo di capire la luce con pratica? comprova, errore. Pratica, 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 assolutamente. E la, la pratica è fotografare anche quando non hai la macchina fotografica, cioè tu devi capire come la luce si comporta e questo vale per tutti i generi fotografici, ma anche al di fuori della fotografia, se siamo un po' curiosi, e capire come la luce si comporta e come crea le ombre, ok? Quindi eh, come si riflette, come si può diffondere, come la si può creare più dura. Ehm, ricreare quella che è la luce ambiente del, del sole, eh, passami il termine, quindi una luce più dura, eh, luce più morbida, creare delle situazioni che possano replicare quella che può essere che so la luce da una finestra. Per fare questo però eh, è chiaro che bisogna assolutamente, oltre a studiare la fotografia, ma bisogna provare sul campo e eh, bisogna sbagliare tantissimo e soprattutto perlomeno. Il metodo che ho io segnarsi tutto quando si fanno i set, soprattutto all'inizio, disegnarli, fotografarli, capire come in quel modo ho creato una situazione. Perché io sono sincero, ci sono delle volte dove ho fatto fotografie a mio avviso, ma anche per altri, meravigliose, ma magari è stato un errore, cioè nel senso, ho sbagliato a muovere una luce ed è venuta una cosa stupenda. E allora lì dico Alt la fotografo perché la prossima volta. Se voglio creare una luce del genere, so come è impostato il set. Quindi l'impostazione del set è importante, è importante anche segnarlo. Allora, questo sarebbe eh, farsi le fotografie e o. Oh... O qualche maniera, di il diagramma che abbiamo fatto e lo che si chiama il BTS, il, BTS, il behind the scenes. Sì, che sì, normalmente sì. lo vediamo in, in social quando siamo, per esempio, su Facebook, siamo sui gruppi di fotografia, sì, eccetera. Sì. Che molti domandano questi BTS no? che sarebbe sì. il dietro le dietro le quinte, sì. no? dietro le camere. Sì. E per sapere cosa allora è molto importante. Cosa stai dicendo tu? Che una maniera di imparare è la prova che hai fatto di, di, di queste cose, registrare questa prova. Ho fatto sì. così, faccio una foto, o oh, mi è piaciuto, pom, questo oh, sì. è così, li posso rimandare. Perché? Perché magari questo ti può ricordare, in questo momento io ricordo che ho mosso un po' più di qua e si deve sapere che in fotografia del prodotto muovi un centimetro una cosa e ti può cambiare assolutamente tutto. Assolutamente. E infatti io, perdonami, torniamo a questo discorso qua, è, è da lì che sono nati i miei reels, no? Dove faccio vedere in pochi secondi il backstage di, di quella che è l'immagine finale. È chiaro che, lo dico anche un po' a tutti, non ci, non ci vogliono 30 secondi per fare un'immagine del genere, ma è per riassumere in 30 secondi quello che c'è dietro e come sono impostate le luci e il set... A volte in maniera semplice per creare delle, delle immagini belle d'impatto ecco adesso hai detto una cosa che voleva proprio dirti due secondi prima hai detto social hai detto reels hai detto allievi e allora ricapitoliamo cosa vuol dire luigi boccia cosa ha? ha un canale youtube insegna sì. sì. su instagram per sì. cui Dovete seguirlo, ¿ok? tu <laughs> link <laughs> <laughs> soto. A eso le digo en español. A ver, chicos, eh, tengo una cosa. Aunque sea en italiano, Luigi tiene un, un canal de YouTube fabuloso que ahora lo vamos a ver, ¿ok? Que tiene su Instagram con cantidad también de, de reels hechos con pequeños BTS, pequeños detrás de la cámara, como, como puede ver. O sea que pueden aprender muchísimo de la experiencia que tiene Luigi, que es un gran fotógrafo de alimentos, de productos, Still Life, ¿ok? Gracias. Por lo tanto, eh, vayan aquí el link en la descripción, que se lo dejo todo aquí en la cajita de descripción, síganlo porque es. Genial, seguirlo. Yo eh, lo conozco de hace muchos años y eh, realmente me ha gustado mucho su trabajo y por eso quise traerlo al canal. Mm -hmm. e adesso, adesso, te digo una cosa: a te, Scusami, mi mio italiano y e a tutti italianos que pueden ver este video porque no es mi lengua, ok. No, lingua, no, no. es un italiano. Perfetto. No, no, no. Se... io non so parlare lo spagnolo, quindi siamo sei anni luce più avanti di me. Quindi... Se, se, se questo se lo dici a mia madre o a mia sorella, stanno ridendo. <ride> quindi... ah, okay, okay. Dopo che avete seguito a Luigi in Instagram, in suo canale, in tutto, ri eh, riassumiamo. Allora, io voglio domandarti, eh, al di là dell'esperienza di e la prova-errore, hai avuto qualche ispirazione di qualche persona qualche fotografo che ti ha detto wow che bello mi piace fare perché, perché a me mi succede io io seguo molti fotografi dove eh, mi, mi, mi danno uno spunto ok sì. dire wow questo stile questa cosa così No sì. a copiare, se no a capire cosa fanno queste persone, capire come illuminano, come, come eh, impostano il set, la camera, angoli, eccetera, per poter più o meno dare mia creatività su questo stile. È stata un'ispirazione. Tu hai questo? Sì, io ne ho uno in particolare perché quando ho voluto iniziare a fare la fotografia di cibo, ho scritto su Google migliori fotografi, di migliori food photographer del mondo. Il primo che mi ha colpito è stato Francesco Tonelli, tra l'altro eh, italiano che vive in America, e mi ha, mi ha colpito, mi ha colpito il suo stile, mi ha colpito il suo genere. E mi sono innamorato grazie a lui eh, probabilmente non lo sa ma spero che lo, lo senta eh, da questo eh, mi sono innamorato grazie a lui per quello che, che, che fa che fa tuttora e ho detto io voglio arrivare lì voglio fare quello e grazie a questo sono andato avanti con, per la mia strada e chiaramente ero lontano alle luci lo sono ancora però quando faccio qualcosa eh, mi, ispiro, mi ispiro spesso a lui perché eh, trovo che sia veramente un maestro e, e poi mi fa emozionare. Ecco per me la fotografia è emozione, quindi io, quando mi emoziono, so che è la cosa giusta, la tecnica, tutto quello che volete. però spesso vedo delle foto che magari tecnicamente non sono perfette, però mi danno qualcosa. E per me valgono più quelle che magari delle cose tecniche super assolute che però non mi restituiscono quel qualcosa. Ecco chiaro: se ci sono entrambe le cose, eh, siamo al capolavoro, no? però è eh, chiaro. E allora, quando noi vediamo, voglio domandarti anche a te, quando noi vediamo queste fotografie che ci emozionano, però che tecnicamente li mancano, non ti dà i, i, il, lo spunto per dire voglio emozionare di questa maniera, però devo migliorarla tecnicamente, o solamente, allora. o solamente vai a quello che è l'emozione. No, 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 assolutamente, anzi io sono un tipo molto tecnico in realtà, infatti la fotografia, il genere di still life che mi piace di più è quello dei vetri, quindi quello delle bottiglie, etichette serigrafate, lavorazioni, metalli, eh, trasparenze, che è comunque una, una parte dello still life e della fotografia di food più, più complicata in assoluto, no? perché bisogna gestire i riflessi, le trasparenze, i colori e quant'altro, uh -huh. e quindi c'è molta tecnica in quello che faccio. Però ci sono delle volte dove eh, foto di altri, ma anche foto mie, che con semplicità, magari con una semplice luce e non una grande capacità tecnica, eh, riesco a fare delle cose che mi emozionano di più rispetto a un lavoro che magari mi è, mh, mi è costato tre giorni, per esempio, perché ha una grande tecnica di post produzione dietro e una lavorazione dietro. Quindi non c'è una regola secondo me. È chiaro che è una foto che ti emoziona e dà una grande tecnica, ripeto, è un capolavoro, ecco, mm -hmm, mm -hmm. questo sicuramente. Tu mi hai detto delle eh, ispirazioni in quanto a eh, il food photography o la fotografia di alimentare, sì. però in quanto alla fotografia di prodotto in sé stessa... Che non sarebbe eh, non la parte alimentare. Hai avuto qualche personaggio che hai seguito, che, che, che hai preso eh, le tecniche da, da, di queste persone che ti hanno. Così. No, in realtà no, no, in realtà no, è l'unico che mi ha mi, mi fatto veramente, mi ha aperto un mondo da quel punto di vista, appunto, i Tonelli, come dicevo mm. prima, da lì poi io con il food ho iniziato a fare anche fotografia di still life e di prodotto in generale, ma non ho mai seguito delle, non ho dei fotografi che seguo in quel senso. Quindi, no, su quella parte lì è una cosa poi, tutta mia, anche perché io poi. Quando ho iniziato questo percorso, eh, che non pensavo diventasse un lavoro inizialmente perché pensavo di farlo come plus no? rispetto alla fotografia che facevo di lavoro che era quella del matrimonio, quando ho capito che potevo farcela e ho fatto lo switch, ho, ho iniziato a crearmi un mio percorso e quindi dare. Una, un mio imprinting, un mio DNA, l'immagine, far sì che questa immagine sia un boccia. Ok, non sì. quando faccio una foto, e eh, sembra un caravaggio, sembra no, eh, sembra questo, sembra quello. No, io voglio lavorare, sto ancora lavorando per, per fare questo. voi che so, fra vent'anni, trent'anni, cioè, questo è un boccia. Quindi stai lavorando in tua identità. Sì, okay. assolutamente. Okay. Sì. ok, io ti dico che. Sei sul cammino giusto perché, come abbiamo ah, sì. parlato qualche volta prima, e che io ti ho detto quando a volte vedo che mi vengono o su, o su Instagram o su Facebook, vedo certe immagini e dico guarda, questo assomiglia a, a, a fotografie di Luigi, e dopo vedo chi è, è Luigi, no? Okay, quindi, quindi è, che, è fantastico. È, io eh, riesco a eh, eh, relazionare Luigi con la fotografia, magari perché ti ho sui social, magari di questo, però. Ho altri fotografi da anche, e, ma la tua fotografia io riesco a dire questo è Luigi. Eh, quindi questa, questa è per me una cosa importante perché sto proprio lavorando per arrivare a questo. Al di là del, del like, delle condivisioni, tutte queste cose che comunque ormai sono tutto e niente, è importante che voi eh, diate autorialità alle vostre immagini. Questo lo dico. Ai miei, ai suoi e a tutti quanti, a, a tutti quelli che comunque non solo fanno fotografia, ma che fanno, eh, che creano arte o comunque eh, cercano di comunicare, fanno comunicazione, questo è importante. Mm -hmm. E questo è, è la creatività. Creatività, certo, che poi ecco. è una cosa innata, ecco un'altra cosa di quando appunto io eh, insegno e sono con i miei allievi o persone che comunque mi chiedono consigli, è la prima cosa che dico, ragazzi, eh, dovete capire se Avete questo tipo di creatività perché dire non riesco a fare la foto che fai tu non basta perché innanzitutto non devi fare la foto che faccio io e poi devi capire qual è il tuo limite e spingerti oltre ma deve essere un tuo percorso perché altrimenti puoi fare la foto più bella del mondo ma se non è tua e l'hai fatta identica a un altro è vuota, non ti resta nulla e sì avrà imparato la tecnica però non, non ha imparato l'emozione ecco Ah, è una delle cose che io eh, molte volte eh, spiego sul canale, con i miei, miei video, è che li insegno, insegno la tecnica, insegno la maniera, insegno come risolvere certe cose, però penso che mai gli do il prodotto finito: nel senso che puoi vedere mia immagine finita, ok, posso dirti, come posso arrivare a questa cosa sì. e anzi non lasciandola esattamente uguale che come l'ho fatto perché? perché se io la faccio uguale e non, e non ti faccio avere a te la possibilità di provare se no di copiare secondo sì. me non impari Giusto. per quello è il mio canale vo molte volte vedi fotografie che non sono perfette perché io non voglio che ne siano perfette, perché perfetto io ho il mio portfolio, perfetto ho per il mio cliente, mi capisci, sì. però qua non ne deve essere perfetto, perché? Perché devi imparare a che con questo adesso inizia a fare la perfezione tu al tuo stile. Sì. A concluderla, giusto? È un'ottima osservazione e concordo su questo, perché è molto difficile, ecco una cosa che tu sai bene, è molto difficile insegnare. Perché è, è ancora più difficile che imparare, no? Perché insegnare vuol dire prendere quello che sai, ma non semplicemente dirlo, dirlo nella maniera giusta e evitare di fare danni, perché se non sai insegnare rischi di fare danni. Purtroppo, anche questo c'è, questa strada, questa scorciatoia del fare qualche lezione e poi, dopo qualche lezione, mettersi a insegnare. Non funziona così. No, è che io penso, anche c'è una cosa, e, e qua iniziamo a parlare tra eh, opinioni, no? ehm, io penso che c'è una cosa che fanno anche molti, è dire, ho fatto una foto, eh, ti faccio vedere come l'ho fatto, faccio sì. qua, metto qua, metto qua, e è fatta la foto, la rep. E ti, e ti va eh, più o meno uguale ok e allora hai lo, well, però l'unica cosa che hai fatto è copiare cosa succede che dopo cambi il prodotto metti la stessa tipo di e hai la stessa fotografia con due prodotti altro, diversi, sì, e metti sì. il allora per questo fai un e-commerce che è fondo bianco e cambi il prodotto ah, e, sì. e, e, ossia, e allora e in poi. questo momento non stai capendo realmente come illuminare i prodotti se non come illuminare questo prodotto sì. okay? in questo momento di questa maniera e con questa situazione allora per quello è che e eh, senza eh, non dare merito ai fotografi che insegnano eh, come hanno fatto perché in realtà stanno insegnando come hanno fatto sì, assolutamente e, però quello che dico è che per quello che impara che deve avere sì lo prendo però vado a fare le prove dopo Mi capisci. Chiaro. No, sì. che e, e questo là, e ho, ho imparato a fare come in, in, magari in Portrait, ho imparato a fare un Rembrandt o un altro, è sempre lo stesso, cambi la, il soggetto, ah, sì. e Rembrandt è Rembrandt, mi capisci? Assolutamente. E, invece, qua no, e qua devi cambiare perché devi studiare il prodotto e devi sì. vedere che cosa vuoi trasmettere con questo prodotto. Che cosa? E dopo, fondamentale, la fotografia di prodotto è una fotografia per vendere. Ok, yes, questo sì. che, perché, se un e anche questo lo dico nei miei video di marketing, eccetera. Se tu vai a pensare che tu sei un fotografo che fa arte e, e fa un prodotto bellissimo, però che non corrisponde al, a, a, alla linea di marketing del prodotto, è inutile che la fotografia possa essere la migliore del mondo, sì. però che se non si vende, no, quindi tu devi imparare a che devi illuminare, devi creare una fotografia per vendere questo prodotto al tuo cliente, non per te, al, per i clienti di tuoi clienti. Sì. Hai capito? Questo è che si deve capire la comunicazione. E allora è là anche dove molti, penso, secondo me, sbagliano, perché pensano eh, più sì. a come io sono il fotografo, sì. io so e questo è quello che si fa, mi capisci? Sì, sì, è e vero. Secondo me eh, là è un grande sbaglio di di Tanti fotografi che prima devi pensare a vendere il prodotto dei tuoi clienti sì. e comunicarlo in maniera corretta, e da là metti tutta la tecnica e tutta la creatività. Okay? Assolutamente. Questo è l'ultimo passo, è fare il, pro, il, il tuo prodotto, che sarà la fotografia, il tuo servizio, che deve essere l'ultimo passo, è la tua creatività e la tecnica, capisci? Prima è la necessità del cliente. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo ed è proprio per questo che um, io poi ho creato il mio progetto, che è il progetto di cibografia, no? che nasce. Di quello, proprio... di quello volevo domandarti. Se... ah giusto. ok, <ride> perdona. Ho fatto... no, 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 giusto, giusto, giusto. Mi, mi, mi sei anticipato, quindi <ride> okay. eh, Chicos, él tiene un, un progetto che si chiama cibografia. E ora, ora le decir una cosa, e comentar commentare voy voglio fare un paréntesis en esto. Chivografía. ¿Cómo se llama mi canal? ¿A ver? ¿Cómo se llama? Estudiografía. Entonces, no sé si se dan cuenta de la relación. Pues la verdad que estudiografía, que sería fotografía en estudio, ahora Luigi va a explicar por qué se llama chivografía, ¿ok? Pero yo saqué el nombre a un día que vi el, su proyecto que se llamaba chivografía y dije, mm, me gusta. Y digo, a ver, ¿cómo podemos combinarlo? Dice, fotografía en estudio, estudio, grafía. Y gracias. A Luigi diciamo che oggi mismo tengo il nome del canale ok no, no. Bene, continuiamo ho fatto un piccolo parentesi spiegando un po il mio nome è stato eh, te... anzi ti ringrazio mi <ride> fa piacere se è stato fonte di ispirazione vedi, assolutamente... vedi che le fonti di ispirazione non è solamente è, è una fotografia se no molte cose che certo, ti possono dare ispirazione penso, ok certo. quindi allora spiegami cos'è cipografia cos'è il tuo progetto allora, la cibografia nasce nel periodo peggiore della nostra vita, che è stato il periodo del Covid e della pandemia, dove quando c'è stato il lockdown tutti bloccati, chiaramente ognuno di noi l'ha vissuta eh, eh, a proprio modo, e io mi sono sentito in dovere, anche per un, un fattore psicologico, credo, di creare qualcosa, perché mi stavo rendendo conto, anzi, appena è successa questa cosa, ho detto: qua il mondo cambierà, ma cambierà anche dal punto di vista della comunicazione. Sicuramente non torneremo come prima. E in, questo, in questo senso io ho voluto creare qualcosa proprio per comunicare in una maniera diversa e l'ho fatto legato a quello che è il mio paese, che è l'Italia. Sapete bene, Italia, cibo, eh, c'è una grande storia no? legata a tutto questo, alla cucina regionale e tutti i prodotti regionali italiani. Quindi ho eh, creato questo progetto che si chiama appunto Cibografia, da cibo eh, e da grafia, preso dalla fotografia, quindi fotografia di cibo, Uh, e da lì ho iniziato a contattare uh, svariate, svariati produttori italiani, medio piccoli, legati alla tradizione e alla produzione italiana, uh, dove uh, regalo, regalavo e regalo ancora adesso tre immagini uh, del, de, de, con la mia visione del loro prodotto uh, e poi chiaramente se le cose piacciono, se, le, se la mia tipologia di fotografia piace, continua poi questa avventura. È nata un po' per caso, eh, pensavo di farla durare un annetto e invece adesso sono quasi tre anni che c'è. Continua a essere il mio progetto anche perché poi si è amplificato tantissimo e, e tutt'oggi collaboro con tantissimi produttori in giro per l'Italia proprio grazie a questo progetto. Quindi è una bella cosa e non solo, e ci tengo a dire che io imparo molto più io da loro che loro da me perché eh, imparo tantissime cose del cibo italiano e di tante tradizioni che non conoscevo. Ecco. Eh, L'unica cosa che volevo far vedere è che me lo sono anche tatuato <ride> sulla... Ah, parola. che bello! Per, per far vedere per quanto credo in questo e quanto ci tengo assolutamente, sì sì, eh, sì, sì, perché è una cosa che mi emoziona molto. Vuoi dire qualcos'altro di cibografia? Ma eh, volevo soltanto attaccarmi alla cosa che hai detto tu rispetto al discorso di studiare il prodotto, ecco io con Cibografia faccio proprio questo, nel senso che prima di contattare l'azienda e anche nel momento in cui l'azienda mi manda il prodotto io vado a vedere il sito, vado a vedere i loro canali, guardo se è nel mio target perché potrebbe essere anche che non è nel mio target o viceversa, da quel momento lì inizio a studiare la loro storia, il loro prodotto e poi racconto. Quindi quello è importantissimo e, e per quello che ho, ho parlato di cibografia, perché era legato al discorso che dicevi tu. Se non racconti nel modo giusto, non vendi. E eh, questo è, è quello, esatto. eh. Sì, eh. E, e hai detto la, una cosa molto importante, che, che viene legato anche a quello che abbiamo parlato prima, del marketing, eccetera. Studiare il prodotto, okay? non solo anche la storia per poter comunicare correttamente, se non studiare il prodotto a livello di forma a livello di materiali a livello tecnico anche di questo sì. ok per, per questo è molto importante che già in questo momento non siamo il, 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 il artista fotografo che dice vado a creare eh, no, una cosa no. vai a creare una cosa su di questo che, che, sì. che, che riprende a quello che ho detto prima che è la ultima parte di nostro lavoro no? nostra sì. creatività nostra tecnica dentro di tutto quello che ha bisogno il, il cliente e, e come è il loro, il loro prodotto. Sì. E, e, e parlando adesso, eh, andiamo a toccare un punto molto interessante, <ride> okay. ti puoi immaginare qual è? No, eh, credo di sì. Ok, allora visto che avevo parlato di eh, civografia e di clienti sì. e di questo, com'è il cliente italiano? Da un italiano. Allora, il cliente italiano, eh, ti posso dire che eh, secondo me, dal mio punto di vista, è cambiato rispetto a oggi perché eh, rispetto a oggi ha molta più cultura dell'immagine e quindi sa quello che vuole e nello stesso tempo ha pretesa. Insieme a tutto questo c'è anche il discorso economico, che purtroppo l'immagine del fotografo... Quanto meno in Italia, viene vista non proprio come un lavoro, eh, anche perché noi non abbiamo una grande tutela. Io non so come da voi, ma non siamo tutelatissimi da quel punto di vista, dal punto di vista legale. Togliamo la parte culturale, ma proprio dal punto di vista legale, non, abbiamo, eh, non siamo legati a qualcosa di, di vero, no? di concreto. E quindi dire faccio il fotografo eh, permette all'ipotetico cliente di dire. Eh, ciao, mi piacciono un sacco le tue foto. Vieni a farle anche da me nel mio ristorante, ti, ti offro una serata oppure condivido nel mio profilo. Ecco, questa cosa io non la chiederei mai, al contrario, nel senso, non andrei mai in un, uh, in un ristorante a fare io il prezzo, decidere io a casa tua, no, Che cosa devo fare? Perché so che apro il menu a questo costo qua. Quindi, quando mi viene chiesto un servizio, il mio servizio è un listino e io ti do questo prezzo qua. Ecco. Purtroppo questa cosa è sempre presente e credo non cambierà mai eh, da quel punto di vista. È cambiata però la percezione dell'immagine. Quando una volta invece l'immagine era un po' sottovalutata, in questo periodo, soprattutto negli ultimi tre anni, perché col Covid ragazzi ha fatto veramente un cambiamento nell'immagine, <ride> nello still life eh, soprattutto, eh, viene capita molto di più l'immagine, eh, la, la qualità e la, la, la differenza fra un'immagine volatile è un'immagine di qualità di, di certo livello però ci andiamo a sbattere sempre contro lo stesso muro eh, la difficoltà del far capire sì bella questa immagine ma quanto mi costa e la bilancia come sta ecco nel mio caso non è mai a pari devo sempre lottare per far capire che quell'immagine costa tanto o, o comunque costa perché dietro c'è se io compro un, un abito firmato lo pago perché dietro c'è una manifattura c'è una pubblicità, spendono dei soldi per farla conoscere a tutto il mondo, eh, c'è una qualità, dura nel tempo, no? E quindi tutto questo concetto è, è dato dal prezzo finale, ma io non entro nel negozio e dico: oh, Quanto viene? 100 euro? Io ti posso dar 50, e io ti dico: Allora vada fuori, vada a cercare da un'altra parte, no? E invece, qua devi sempre creare, eh, andare incontro a questa situazione. Chiaramente, lo dico ai miei clienti, non è eh, rivolto alle persone con cui lavoro perché. Uh, questo è importante dirlo io sto lottando continuo a lottare lo farò sempre per crearmi una mia clientela perché mm. una cosa che io consiglio anche è createvi un vostro uh, listino prezzi con i vostri prezzi che da lì non schiodano quantomeno uh, siamo abbastanza malleabili ma fino a un certo punto perché voi siete i clienti che avrete se voi vi svendete avrete i clienti di, di, di basso profilo che vorranno spendere poco, nulla togliere ai clienti che vogliono spendere poco perché non si fa conti in tasca a nessuno, però ci sono i livelli come in tutte le cose, quindi se lavorate a un livello alto vi meritate clienti che possono spendere di più, quindi questo credo che sia una, una cosa onesta per tutti, no? Ma io, io penso così, anche eh, io faccio di questa maniera e eh, eh, il, il discorso è perché. Perché, come sai, io ho vissuto in Italia e, e, e ho anche amici italiani, ho fotografi che lavorano in Italia, anche se non sono italiani, e hanno sempre, e anch'io ho avuto problemi, ok, con questo tipo di cose. Proprio questo, questo punto è quello di svalutare il, il lavoro dei servizi ok? Perché non solo è la fotografia, la fotografia è un servizio, però anche servizi di marketing, di website, di grafica, di questo, tutti quello che sono servizi che è la persona che dà il suo lavoro, che non è un prodotto che compro, vendo una cosa e ha un prezzo, mi capisci che tu vai in supermercato non puoi dire io ti pago il latte a tre centesimi perché sono bello io, mi capisci? Tu devi andare e se non lo paghi non te lo puoi prendere, non puoi andare sì. via di supermercato, capisci? O come sì. hai detto tu, se vai a comprare un, un, un abito di marchio non puoi dire io te lo pago come un cinese ok e, e allora tutte queste cose sono incorporate nelle persone quando vanno a comprare un bene ok quando vanno a comprare un prodotto però quando vanno a pagare per un servizio si dimenticano è come che non esiste io mi ricordo un esempio molto, molto chiaro che ho, che ho avuto e che era eh, io prima di fare fotografo faceva marketing, web design e, e, e disegno grafico. Ok, una delle cose io ho bisogno di fare, diciamo, bigliettini da visita. Ok, quanto mi costano? Ok, la stampa ti costa x, diciamo 60 euro per dirti un, un numero, e l'impostazione grafica 20-30 euro per dirti un numero. Ok, e, ma come mi prendi per la grafica? Era <ride> allora io mi stai scherzando? Allora, così fa solo il bigliettino. Capisci? E, e no, però, è il costo, è, 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 è quello che vedevano era il costo delle, della stampa, quindi il, sì. il costo del materiale. Il materiale. Allora, cosa si doveva fare? Ok, ti costa 100 euro ah va bene, mi capisci, tutto compreso ah la grafica è gratis, no non è gratis però te la metto il prezzo, allora ho dovuto modificare, ok, sì, sì, e di sì. questa maniera di non svalutarmi non regalare il mio lavoro per poter eh, eh, guadagnare sul mio, e anzi a volte ho guadagnato anche di più di questa maniera e sì. una cosa che avevo notato è lo sconto sempre devi fare uno sconto all'italiano, ecco, sì. è così ci stavo rimando c'è sempre questa cosa del è come se io dovessi qualcosa, sì. nel senso io eh, ti faccio il mio prezzo, eh, ma toglimi, ma eh, innanzitutto perché devo farlo? cioè Per quale motivo? Torniamo al discorso di prima: se vado in un negozio, in un ristorante, perché devo chiedere, toglimi questa parte qua? No? Non, 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 non ha senso, non, non è fattibile. E, e quindi eh, è una cosa con cui ti scontri a livello psicologico, perché eh, sminuisce quello che è il tuo lavoro, i tuoi anni di studio, eh, l'attrezzatura che acquisti, non è che io vado. Dalle, dalle grandi aziende mi faccio fa fare uno sconto per la mirrorless, per le luci. Magari fosse così, no? <ride> Riusciremo a lavorare eh, ancora meglio, a cambiare più attrezzatura velocemente. Però eh, purtroppo non è così. Il mondo funziona in questo modo, ma dovrebbe funzionare su tutti i campi. Dici bene tu, non essendo un bene materiale, non viene visto, noi siamo molto legati ai beni mat materiali. E quindi, essendo una cosa che in realtà non esiste, soprattutto nell'ultimo periodo, perché poi con i social, ragazzi, veramente l'immagine è stata sdoganata in maniera anche incontrollata e quindi spesso sottovalutata, perché vedi immagini in ogni momento. Sì. Quindi, dire se io le vedo in ogni momento, tu, per farla, ci metti quella con quella velocità lì riesci a farla. È che, è, è esatto, è, allora io penso che il cliente mh, è, ha una maniera di vedere è, per quello che dura l'immagine in un, un story, un reel o, o, o un, in un posto sea, quando stai guardando un Instagram, un Facebook, quello che dura l'immagine che è mezzo secondo, mm. okay, perché devo pagare tanto? Però mm. è, in realtà è che si deve capire che il lavoro che c'è dietro, sempre c'è un lavoro dietro, anche okay. se dopo succede che il social è... Questo. Allora tu non devi pensare perché io ti devo pagare così perché il social funziona così. Com'è il tuo approccio a, verso il cliente? Allora, io sono molto trasparente, eh, molto, molto limpido. Perché ti ripeto, con il mio progetto di cibografia, eh, con il tempo ho capito che è un buon canale per farmi conoscere e per iniziare no, questo lavoro insieme. Quindi io ti chiedo i prodotti, tu me li mandi. Io li fotografo, non paghi nulla se non il prodotto in sé e la spedizione. Se poi ci siamo trovati bene, e non è una cosa da sottovalutare, perché spesso fotografo o cliente possono avere degli attriti perché non la, non la vedono nella maniera giusta, però ormai il progetto è iniziato e allora devi andare avanti comunque, cioè si creano delle situazioni un po' che possono comunque non essere sì, piacevoli, sì, sì. no e poi noi che siamo dei creativi ci blocchiamo e, e viene fuori un, un casino. In questo modo invece è già un banco di prova perché il prodotto arriva, eh, loro vedono il mio stile sul loro prodotto che è ben diverso che vederlo su Instagram su altri prodotti e certo. vedono la velocità, il problem solving, eh, comunque il fatto che io rispetto sempre le persone, sono una persona che comunque è molto malleabile, vado incontro alle, alle richieste del, del, delle esigenze del cliente e quindi da lì poi parte quello che è, più delle volte è un progetto a lungo termine. Quindi questo il mio canale di YouTube, cioè il mio progetto di uh, cibografia e <ride> grazie. <ride> Seguitelo, <ride> okay. sì, sì. È, molto, è molto importante perché è un banco di prova per entrambi perché ci sono state delle volte dove io stesso ho deciso di non continuare perché eravamo su mondi diversi proprio per, per il pensiero. Mm -hmm. In primis, la svalutazione della mia immagine, cioè mi piace, ma costa troppo. Ok. Amici, come prima, io ho provato il tuo prodotto. Sei. Siamo andati avanti e no, non succede nulla. No? E questo è importante però essere trasparenti dall'inizio perché sennò poi vi trovate in problemi molto grossi dopo perché dovrete lavorare per fare una cosa per forza e non va più bene. Ma cosa succede sì. quando tu inizi o mh, non hai un, un, una solvenza economica o un rispaldo economico dietro che ti può permettere di dire no? Non posso fare con te e dici: Devi per forza accettare tutto? O come faresti eh, eh, in questo momento quando tu non hai niente, quando sei in questa situazione che devo fare soldi perché devo pagare la luce? Sì, allora eh, tu, mh, bella domanda anche questa perché è, è molto importante, ti dà una, la botta verso la realtà. Eh. Eh, mh, e chiaramente quando ho iniziato prendevo dei lavori che adesso non prenderei più è ovvio no? perché uh, devi, fare, devi farti conoscere, hai bisogno di, di, di soldi, devi, devi capire questa cosa però nello stesso tempo io ho sempre dato un limite perché mi sono reso conto, eh, io abito in un paese di provincia, non abito in una grande città e nel paese di provincia c'è la concezione ancora più, eh, siamo ancora più indietro rispetto alla città eh, verso un fotografo. Il fotografo, qua, viene visto come colui che ha un negozio e sviluppa ancora le foto sulla chiavetta USB, eh, stampa le foto sulle magliette ma non, non, o magari fa le fototessere. Okay? Mm -hmm. che è un lavoro dignitosissimo perché, ma è un altro tipo, non, non è il mio lavoro eh sì, sì, sì. e io vengo visto sempre in questo modo qua perché loro il fotograf la fotografia di still life non sanno neanche che cosa è in questo mondo, in questo piccolo mondo qua. Quindi, io in questo contesto qua, chiaramente all'inizio ho dovuto prendere un po' il lavoro dell'amico, il paese di fianco, tutte queste situazioni che non mi andavano a genio, ma che ho subito messo sul piatto dal momento in cui ho, ho iniziato a capire che. Ero bravo perché piacevo e avevo una certa qualità. Allora uh -huh. ho iniziato a lavorare subito su quel contesto lì, e come salvagente mi tenevo quei lavori che poi, piano piano, ho mollato. Quindi è chiaro, all'inizio dovrete dire: non dico a tutti, però una buona parte sì, e essere un po' più eh, tranquilli, cioè un po' più malleabili da quel punto di vista. Però, poi, con il tempo, se lavorate bene, ma anche con la scelta dei clienti, riuscirete subito ad andare verso la strada giusta. Perfetto, questo è un consiglio secondo me molto importante, perché eh, io so che molti... Di, di mio canale probabilmente anche del tuo eh, o, o dei tuoi eh, seguitori anche in instagram questi consigli sono fondamentali perché non tutti quelli che ti seguono sui, sui social sono fotografi professionisti che eh, vanno e già lavorano no no sono tutti che magari vogliono iniziare che stanno imparando che vogliono prendere ok allora questo è molto importante capire che in inizio magari devi fare cose che non sono quello di tuo eh, eh, piacere ok capire che devi non devi pensarti che sei il top come per dire ok no. abbassiamo un po e, e capiamo un po così e iniziamo a prendere questa esperienza e anche prendere qualche soldino anche se non è molto certo. e, e così puoi imparare e dire ok questo va e subito, pian piano, bueno, subito, pian piano non è che sarebbe lo giusto, no? Però, piano piano, <ride> eh, sì, no, però vuol dire subito, però piano piano con il lavoro, dico certo, subito, inizi certo. a capire che il tuo cammino è questo, e piano piano andrai sviluppando il, il tuo mh, target di clienti, no? E, e dopo mh, una cosa, che hai detto una cosa, altra cosa importante, io non abito in città, e allora io a, a volte parlo di quello che è in marketing della geolocalizzazione, ok? Di dove sei. Perché dice, e io non vivo come per esempio quando ho, ho seguitori di eh, Latino America, no? E che non vivono, non so, in città di Messico, che hai, eh, io vivo in un paesino qua, o in Perù, o in Argentina, o in altro paese, che eh, loro vivono in provincia, non sei in, in, in la metropoli che puoi avere mille diverse di possibilità e meno allora tu hai dato un punto molto interessante perché anche in Italia è così capisci certo. anche in certo. Italia non in, in, in altri paesi anche in Italia vivo in un paesino con una mentalità bla bla bla, bla ok mm. e io ho dovuto fare questa cosa per uscire quindi mm. questo è molto importante che le persone che iniziano e che sono in un paesino che hanno la stessa situazione che hai avuto tu possono sì. arrivare a questo livello certo. che hai tu, a questi clienti e avere una cosa anche, un, un buon progetto e un buon lavoro, anche se vivi in un paesino dove le persone hanno un'altra mentalità. Ah, sei riuscito a, a volare, diciamo, di questo posto, sì, buone, anche buone. Se, se sei là. Questo è un consiglio che do alle persone che, che mi hanno già detto... Eh, ma tu sei del nord, sei Torino, vicino Milano, da te funziona meglio che da noi al sud? Ecco, a questa, questo concetto c'è fino a un certo punto, nel senso che adesso, grazie al cielo, esiste Internet. Quindi è vero che in provincia è più difficile, ma è più difficile all'inizio perché non vi conoscono. Ma se voi lavorate bene globalmente, riuscirete tranquillamente a far uscire il vostro nome. Io ho. Oh, Gente del mio paese, ma anche di paesi vicino, che neanche mi conoscono, non sanno neanche che lavoro faccio, quindi, questo non significa nulla, ma io giro tutta Italia e lavoro con tanti grandi produttori, quindi, mh, quello, questo non, non c'entra nulla. È chiaro che l'inizio, però, fa la differenza, è ovvio. Allora, io quello che voglio aggiungere e lo voglio incastrare in tutto quello che sarà, poi spero, il vostro futuro e che se volete iniziare questo tipo di fotografia o comunque se volete iniziare a diventare fotografi professionisti, non dovrete mai avere dei tentennamenti, mai, ma neanche il giorno in cui siete a terra sottoterra che il mondo ce l'ha con voi, che credete, mm. poi non è così, eh, che sbagliate qualsiasi foto, le vostre foto non vi piacciono, non vi piacete nemmeno voi allo specchio, no, mai, dovete sempre andare dritti su quel punto e un'altra cosa importante è che un fotografo mi disse una volta tu devi fare un genere ed eccellere in un genere solo non fate 10.000 cose e non ne farete bene una mm -hmm. fatene una ma fatta bene e diventate qualcuno nel vostro mondo quello è la cosa più importante sai cos'è questo in marketing nicchia ok nicchia, -nicchia del mercato allora e, e quanto più ti sei specializzato ti sei dedicato ancora più dentro di una nicchia quindi una micronicchia ok allora hai più possibilità è più lungo il passaggio è eh, ok è più lungo che ti conoscano però il tuo valore di tuo servizio sarà molto più efficace più alto e più competitivo perché ah, sì. avranno molti meno di quello che e, eh, che fanno una cosa così e altri vogliono eh, prendere mm. più, più cose e allora tu sei più specialista e eh, ogni oggi dobbiamo essere più specialisti in una specialità e se potete cercate eh, di creare un vostro progetto, qualunque però legato al vostro progetto, la vostra fotografia, il vostro modo di comunicare. Una volta che avete quello, non siete dei semplici fotografi che fanno foto casualmente, ma avete una vostra linea, un vostro, un, è come se fosse già un'azienda in sostanza, quindi create sì. già una vostra situazione. Altro punto di domanda eh, di tutti: mm. equipamento. Ok, perché io sempre dico una cosa: per iniziare, ti serve una camera. Io non consiglio mai un telefono, ok? Mm. Io un, una camera, anche, sì. guarda, proprio una qua, la mia, ho iniziato con questa che è una 500D, quindi eh. con, il, con il kit, ok? È la stessa, la stessa mia, la, la prima che ho utilizzato io. Ok, è una Canon EOS 500D. Okay? Per iniziare è importante qualsiasi camera che puoi controllarla manualmente, ok? Sì. Però lo più importante è imparare la luce. Ok, una volta che abbiamo fatto questo, adesso come prosegui? Come il, il tema? Vai su equipamento, fai un'ammortizzazione o una reinversione su tutte le cose, perché sappiamo che modellare la luce non è mettere un qualsiasi luce con un qualsiasi cosa che puoi fare la luce perfetta come tu vuoi, corretto? Hai bisogno di certe cose. Come è, sì. com è stato il tuo processo di arrivare a quello che hai? Come tu decidi di eh, che occupamento devi prendere eh, o, o, o come è stato il tuo rapporto dall'inizio? Ok, tu sei fotografato prima, quindi avevi camere professionali di prima, penso. Nel mio caso è stato un processo molto lento perché... Uh, a parte il discorso dei costi, um, è dovuto anche al fatto della tipologia di lavoro che facevo. Quindi, io, avendo cambiato genere, prima avevo un equipaggiamento che mi permetteva di uh, lavorare molto senza corrente, quindi molte batterie, avevo un'altra tipologia di macchina fotografica che magari era più veloce, no? meno, con meno risoluzione, però a me interessava prendere velocemente più, più situazioni, lavoravo molto poco con la luce, se non con qualche flash a cobra, quindi mm -hmm. non avevo equipaggiamento di luci. Quando ho iniziato con lo Still Life, è chiaro, ho iniziato, e lo dico seriamente, con le luci da cantiere, quelle che si prendono al supermercato, mm -hmm. per capire come funzionava la luce in uno studio, chiaramente... Con, eh, ottenendo dei risultati pessimi, però no, non c'era Amazon, non c'erano le varie marche eh, a basso costo una volta. O prendevi alto livello o ti prendevi le luci di casa, sostanzialmente. Quindi per provare, quello, quello c'era. Io poi, con il tempo e soprattutto con l'esigenza, piano piano, eh, sarà una cosa che con continuerà, eh, ho continuato soprattutto a lavorare con luci e obiettivi. Perché secondo me l'importanza nell'equipaggiamento legato allo still life, eh, al di là del corpo macchina che può essere da 10 megapixel a 100 megapixel, poi è chiaro dipende cosa dovete fare, se lavorate per gigantografie avrete bisogno per, di macchine risolute tipo la mia, però eh, l'investimento che andrete a fare sono obiettivi, a meno che non cambiate case e eh, sistemi molto spesso, e luci. No? Quindi all'inizio si parte magari con, io personalmente non uso flash ma uso luce continua, quindi uso LED. Mm -hmm, e con il tempo il LED è migliorato sempre di più, la qualità del LED. Molte case hanno investito molto di più, una volta c'erano solo flash, l'ED erano pochissimi. Adesso la luce continua ha preso piede nello still life e io uso, utilizzo solo esclusivamente quello. E quindi lavoro anche con un brand italiano, sono anche ambassador di un brand italiano che è la ProLight, con la quale collaboro e ha... Non solo torce LED di un certo livello, ma anche uh, modificatori di luce, quali bank, griglie, snoot e quant'altro. Ecco, quello è una cosa uh, dove andrete a spendere dei soldi e li manterrete. Perché ah. quelli vi, se, se avete le idee chiare farete sempre quello, vi dureranno, spero, per sempre, ecco, chiaramente. Eh, il corpo macchina è quello a cui do meno, meno importanza perché, è come il telefono, eh, dopo due o tre anni è eh, chiaro, può durarvi dieci anni, però il corpo macchina tende a usurarsi molto facilmente e la tecnologia va molto indietro, cioè mh, diventa vecchio molto velocemente come tecnologia. Uh -huh. Le lenti, no, sono un investimento. Tant'è uh -huh. vero che lenti vintage. Abbiamo lenti di 50-60 anni fa che fanno ancora scatti meravigliosi, no? E ce lo dimostrano tanti fotografi che le utilizzano. Ah, hai capito che devi fare un, inv un investimento, corretto? Sì. Molto lento, molto lento, perché purtroppo la nostra attrezzatura costa molto. Molto. Eh, io sono dell'idea che è meglio spendere un po' di più piuttosto che aspettare. Chiaramente all'inizio si prende quel che c'è per iniziare. Corretto. No? Il kit esiste, per iniziare va bene. Però dal momento in cui deve diventare un nostro lavoro e mettiamo dei soldi, spenderne 60 e spenderne 150, piuttosto aspetto un mese, prendo un pezzo da 150, ma lo prendo, magari originale, che mi dura qualche anno in più, ma non solo, che è più comodo da utilizzare, da, fare situazio da creare situazioni dove magari quello da meno. Oltre a essermi durate meno, non, non è comodo allo stesso modo non ha la stessa ingegneria. E questa è una cosa importante: investire sulle cose di qualità, magari mettendoci più tempo, però eh, chiaro, dà, dà soddisfazioni, questo, questo lo posso assicurare. Preferisci, e questa è la tipica domanda, mirrorless o la non mirrorless? Allora, io in realtà non ho una preferenza, semplicemente sono passato a mirrorless e di questo ne avevo parlato forse anche in un video sul mio canale, eh, semplicemente perché le case produttrici si stanno spostando su mirrorless e quindi Corretto. cosa comporta questo? Comporta che attualmente comprare una reflex anche di alti livelli ci porterebbe già ad avere un corpo, questo non vale per tutti, però per la maggior parte, un corpo già vecchio, già obsoleto. Perché? Corretto. Perché le grandi case produttrici stanno investendo su Mirrorless, quindi nuovi processori, eh, velocità, eh, tipologie sempre diverse, nuovi autofocus. E questo chiaramente cosa, cosa vuol dire? Vuol dire che se io mi avvicino a un Mirrorless, eh, ho già, eh, sto già spendendo tanti soldi e quindi questi tanti soldi li voglio senza compromessi, perché è giusto mm -hmm. che sia così. Cioè, ho risparmiato fino a un certo punto adesso che però devo spendere soldi, devo fare sul serio e lo devo fare bene. Corretto. Quindi voglio qualcosa che sia attuale, che mi duri quanto più possibile. Perché se io spendo 3.000 euro per un corpo, cerco di ammortizzarlo almeno in 3-4 anni. Ecco, e questo è molto importante perché c'è la guerra, no? Tra questo e questo. Però in realtà è questo che dove si sbagliano, penso, che quasi tutti. Questo non è una guerra tra chi è migliore con una cosa o l'altra. se no è una questione di tecnologia è una questione di tendenza di, di marchi ok è una questione di che se devi spendere vai a trattare di spendere in una cosa che sia più utile per il futuro perché perché eh. al tempo ok e, e rimanerà un po' più obsoleta a, con, con rispetto a, a, a un'altra e, e sarebbe giusto andare su, su più nuove cose non per eh, moda come facciamo con i telefoni che oggi no. eh, e domani esce il 14 compriamo il 14 così. No, se abbiamo un telefono che è buono ok, è dura, e dura, al momento che dobbiamo cambiarlo non vado a comprare uno uguale vecchio per dire ok se devo fare un salto, faccio un salto economico e in investimento sì. in qualità in tendenza e in, in, sì. no, in tecnologia in, in cose più utili e più eh, che mi serviranno per il futuro no? infatti per me è stato per me è stato questo perché io ho avuto reflex fino all'anno scorso ho lavorato con le reflex fino all'anno scorso perché avevo una pentax k1 avevo esigenza di lavorare con una macchina fotografica eh, con maggiore risoluzione ed ero, eh, ero fra, fra due fuochi, fra Fuji medio formato e fra l'Umix S1R, quindi la versione da 45 megapixel. Mm -hmm. Alla fine sono andato su quella parte lì perché l'altra parte sarebbe stato un bagno di sangue in termini economici. Perché oltre al corpo macchina, avrei dovuto prendere obiettivi da medio formato. E quindi sarebbe costata troppo da quel punto di vista, quindi eh, sono entrato nella parte eh, di, di Panasonic, che nello stesso tempo è anche veloce mm -hmm. e quindi mi permette di lavorare anche nei reportage di ristoranti quando sono in giro per l'Italia perché ha un autofocus splendido e posso lavorarci bene. È di contro, però, la problematica delle mirrorless è la, è la, sono le batterie sì, e non ma... facciamoci fregare dai megapixel, ragazzi. No, solamente serve per certo tipo di lavoro. Certo, okay? e certo, serve, eh, o, no. o, o certo tipi di clienti. Certo. ok Perché se tu vai a fare, per dirti, e, e hai capito che fare fotografia per social media, vai anche con una micro tre. Quarti, hai una piccolina, una cosa, eh, ok? E, e, e quando invece si deve fare eh, mega fissioni, gigantografia e queste cose, hai bisogno di una risoluzione più grande, ok? E, e così, o che si vai a fare una stampa e non è un digitale, hai bisogno di un altro tipo di qualità, allora dipende di tuo lavoro, però sì. io sono più. Il mio tipo di lavoro: che quanto più, mega, m, più megapixel ho, meglio è per me. Ok, chiaro. chiaro se lo fai di lavoro, assolutamente sì. Io sì. È, è un consiglio che do a chi vuole iniziare, perché magari spende un sacco di soldi per il corpo e poi non ha più soldi e prende un obiettivo da 50 euro. Sì. No, no, non prendete una macchina da 3000 euro con il contrario. 50... Perché se no la qualità va c'è questo collo di bottiglia che strozza l'immagine, dovete sì, mantenere una linea, piuttosto il contrario. Ma mai in questo modo perché non, non è equilibrato. Quindi spendete bene i vostri soldi in maniera eh, nella maniera giusta. Vorrei farti una domanda: che è venuto in questo ultimo periodo di... sul nostro lavoro, la integrazione del AI? Okay, o dell'IA, non so com lo, lo, come si dice in italiano: IA AI. intelligenza artificiale. Diamogli il nome completo: okay, intelligenza artificiale, okay? come per esempio, il mid Midjourney, questo programma che sta facendo delle cose allucinanti. Senti. Cosa tu pensi? che e questo è come dire la eh, finire la, la creatività del, del fotografo che eh, tira via il nostro lavoro, bla bla bla. Io non lo penso così, ok, totalmente contrario. Però come, qual è il tuo punto di vista? Ma Allora io eh, in questo momento sto vivendo il periodo storico che mi sembra molto simile al periodo quando dalla pellicola si passava al digitale, no? uh -huh. dove i fotografi, passami il termine anziani o quelli con, con più, no, più eh, conoscenza di noi, dicevano la fotografia è morta perché la pellicola non c'è più, arriverà il digitale e tutti faranno tutto. La fotografia, vi ricordo, siamo nel 2023, è viva e vegeta. Ci sono tantissimi fotografi che lavorano in digitale e quindi questa cosa non è successa, grazie al cielo. No, ecco, questa sarà la stessa cosa per quanto mi riguarda. Non morirà la fotografia perché ci sarà l'intelligenza artificiale. È chiaro, va, va utilizzata nel modo giusto. Se io non fotografo più e eh, faccio solo cose con l'intelligenza arti eh, artificiale, la mia intelligenza se ne va perché fa tutto in automatico. Non avrò più creatività. E non avrò fatto io, avrò fatto fare a qualcun altro o a qualcos'altro in questo caso, partendo dal presupposto che comunque l'intelligenza artificiale prende le immagini da quello che c'è nel mondo, quindi create da noi esseri umani. Quindi se l'intelligenza artificiale andasse avanti per, per assurdo, senza che nessuno faccia più foto, morirebbe perché non saprebbe più dove andare a pescare. Quindi vive della nostra creatività. Io sono pro a questo perché è un nuovo modo di comunicare. L'importante è utilizzarlo nel modo giusto. Faccio un esempio. Devo fare uno scatto? Faccio il mio scatto. Ho bisogno di un elemento che non esiste. Esempio, uno scorpione. Non ce l'ho. Cosa fai? Puoi scaricarlo, andarlo ad acquistare online. Puoi fartelo fare in 3D. O in questo caso, lo puoi creare in, eh, con la I. Mm -hmm. Lo prendi. Chiaramente, adesso siamo ancora un po' acerbi da quel punto di vista. Ma io credo che fra qualche anno ci potrà essere una buona integrazione fra immagine e e intelligenza artificiale come adesso c'è tra immagine e 3D modellazione 3D con le immagini esiste da anni e ci sono grandi aziende che, che lavorano in questo settore quindi credo che non, non morirà nulla anzi cambierà solo il modo di né migliora né peggiora io eh. credo che cambi sempre il modo di comunicare io sai perché te lo domando perché è perché una cosa se tu non questo è già al di là di, di l'intelligenza artificiale o, o, o di o, di, eh, o del CGI, eh, CGI eh, o, o queste cose con, con il PC, no? È una questione di ego, mi capisci? Perché io, secondo me, il, quello che non riesce a integrarsi è che ha il suo ego e la sua zona di confort, ok? Che non vuole mm. uscire a. Imparare già più cose, io già sono qua, sono bravissimo e io vado incontro di tutto questo che, che viene nuovo. Sì. Ok? E allora io credo per quello è che viene tutta questa discussione. Diciamo la discussione di che sì, che no, che, che è esattamente successo lo stesso con, eh, con la, quello che avevo detto, eh, avevi detto prima di il rulino al digitale, no? Ma anche prima quando è uscito il CD e eh, 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 che non esisteva più, eh, ma anche oggi il vinilo esiste, okay? ok? Allora non è così, e anche oggi. Ah, e, e le fotografie di Rullino eh, ha iniziato a crescere ancora molto di più. Hai capito perché? Perché si ritorna. E questo è come sempre, si ritorna. Per me non muore mai, però si integra. Si integra e si va modellando, si va modificando e anche della stessa maniera il consumatore, diciamo, eh, quello che consuma la nostra immagine, già sia in social media o no, anche loro modificano la sua visione delle cose. Certo. Per, per cui è, entra quello che hai detto della comunicazione. È un'integrazione della comunicazione. Se vuoi rimanere, diciamo, tra virgolette, vecchio, rimarrai vecchio e, non, e, e sarà così. Però sei sì. tu a voler cambiare o non voler cambiare. Non è che una cosa... va a tirar vía la otra chicos, chicos haré seguramente un vídeo, ok, de mi experiencia, de, de lo que yo pienso con respecto a, la, a, a de la inteligencia artificial, si es así si les gusta, déjenmelo en los comentarios si quieren un vídeo de esa manera y, y se lo haré, pero creo que lo voy a hacer pero déjenmelo en los comentarios, y de paso suscríbanse al canal, denle like al de Luigi, le dan like eh, se suscriben a su Facebook a su, eh, no, ¿cómo es? a su Instagram que todo está aquí abajo en la cacchita di descrizione vorresti dire qualcosa qualcosa importante che, che potrebbe essere utile per le persone che guardano il mio canale o il tuo canale Allora, forse sarò ripetitivo però è la cosa più importante che non dovrete mai tralasciare è, è la passione no è perché è vero che poi vi andrete a scontrare, fra virgolette, con i clienti e dovrete fare quello che il cliente chiede. Però, nello stesso tempo mettendo del vostro dovrete fare qualcosa che vi piace. E la differenza sta in quello, ma sta in tutte le arti. Perché se fate qualcosa che amate, veramente uh, non vi peserà e vi arriverà da dentro e darete il massimo in automatico. Quindi farete la differenza da quel punto di vista. Se posso invece darvi un un consiglio che do un po' alle persone che mi seguono: um, cercate di studiare sempre e quindi aggiornatevi sempre con la luce, con la tecnologia, perché noi lavoriamo con la tecnologia e quindi questa cosa è importante. E, come dicevo prima eh, seguite i vostri cercate di crearvi una vostra nicchia un vo una, una vostra clientela un vostro progetto qualcosa che vi identifichi completamente e, e quindi adesso che hai detto questa cosa di studiare e te fai corsi cos'è che fai come che il, qualcuno che è in italia in questo momento dice cazzo a me mi piacerebbe eh, fare e imparare con Luigi Luigi insegna allora, io eh, attualmente sono in un periodo di pausa dovuto al fattore tempo, perché mh, per due anni ho, grazie al progetto di Cibografia, ho creato Accademia Cibografia, dove all'interno dei miei spazi creavo eh, questo progetto, questa Accademia di tre giorni. Di formazione, scusate, due giorni di formazione eh, dedicate a massimo tre persone, quindi proprio una molto, esclusiva. Dedicata, molto esclusiva. E, e poi one-to-one, one, quindi anche con una sola persona in base alle esigenze dell'allievo. Dell L'ho fatta per un po', poi non sono più riuscito a mantenere le stesse situazioni eh, perché volevo farla sempre. A, a livello alto e per farlo a livello alto ci vuole molto tempo e, e perché poi mh, mettevo comunque eh, insieme anche i produttori i produttori mi davano i prodotti facevo proprio una cosa in grande da quel punto di vista lì ora mi sono preso una pausa molto probabilmente eh, adesso eh, quest'estate insieme alla mia collaboratrice faremo un workshop emozionale quindi all'interno di un casale toscano mm -hmm. E lo stiamo strutturando da pochi giorni, quindi non ho ancora molti dettagli, però sono proprio degli step che faccio così random eh, perché non riesco più a seguire esclusivamente eh, una scuola vera e propria, ecco perché non, non ce la farei. o Diciamo che ho fatto una scelta: preferisco eh, lavorare sul campo che non insegnare. Avrei dovuto fare una scelta e quindi è stata questa la scelta. Allora l'unica cosa che. Magari in futuro potrebbero eh, trovare con, con di te sarebbe più workshop dedicati, esclusivi di questa maniera: mm, sì. più che un'accademia a fare corsi, e questa eh, cosa. Sì, sì, assolutamente. Va, sì. Va, bene, va bene, dedicati a fotografi che comunque già di medio livello che sanno già, che masticano già fotografia per portarli in quello che è proprio un percorso, non solo un classico corso fotografico, ma un percorso di emozione dedicato a, proprio all'impostazione, allo storytelling, all'impostazione della location, l'utilizzo della luce sia ambientata che eh, luce artificiale, nel nostro caso LED. E mh, lo styling fotografico dedicato a come si apparecchia una tavola e lì in questo caso la mia collaboratrice che fa tutta questa parte perché nel campo della food photography c'è anche la food stylist o il food stylist, il stilist, con lui stilist, o lui o colei che creano tutta questa impostazione quando si fanno fotografie di quel genere. Quindi mi piacerebbe che le persone che sono di questo target tuo, che sono interessate a. E, um, approfondire e entrare in questo concetto con Luigi ok e è molto importante che dovete seguirlo così sapete quando eh, eh, fanno questi tipi di, di workshop in Italia quindi Uh, dovete sapere in italiano in Italia ok anche se sì. i uh, miei seguitori sono spagnoli però magari ci, come io qualche ho, italiano okay? no, beh, non so, eh, ci sono italiani che mi seguono ma ci sono anche eh, persone che parlano spagnolo sia da sì, Spagna so, o di, di Latino America sì, sì. che vivono in Italia come, in Italia, come me sì. che io vengo di famiglia italiana però sono argentino no? Sì. Allora ci sono tanti che allora eh, vogliono e sono in questo, in questo percorso e vogliono capire sapete che avete qui a luigi boccia state attento quando lui eh, farà questi workshop che saranno secondo me molto interessanti molto importanti grazie bene luigi allora mh, abbiamo toccato molti temi molti punti molto importanti io credo che sarà un video favoloso spero che le persone gli eh, li diano un like e possono commentare eh, su di questo eh, perché è di molto, secondo me, molto aiuto per in, in generale molti consigli certo. di, di una persona con, 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 la, con la tua esperienza. Ok, quindi ti ringrazio tantissimo. Se vuoi dire grazie qualche altra parola e sì, ti lascio eh, il saluto. Grazie, grazie a te, grazie a voi. Innanzitutto eh, ti ringrazio per eh, avermi scelto eh, per questa intervista, che è stata una bellissima chiacchierata costruttiva, penso un po' per tutti. Eh, ringrazio tutti gli iscritti tutte le persone che, che seguono Leo. E questa volta sono io a fare l'appello, eh, ragazzi, eh, tutti i miei follower, tutte le persone che mi seguono e che mi iscrivono, eh, seguite Leo sul suo canale. Chiaramente io poi condividerò anch'io il video, metterò tutti i suoi profili e tutto quanto, link, spolliciate perché questo è importantissimo. E creiamo rete, facciamo qualcosa per unire. Quindi non cerchiamo le persone solo quando abbiamo bisogno, ma aiutiamole quando loro hanno bisogno di voi. Grazie, Luigi, e. Grazie a voi, un abbraccio. Saluti.